Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. In apertura il bollettino del coronavirus nella nostra regione. Basso numero di positivi su tanti tamponi analizzati e in Abruzzo la percentuale non cambia. 7% di incidenza dei positivi sul numero di test molecolari effettuati. 3 i nuovi decessi mentre si registrano nuovi ingressi in ospedale. Il servizio di Jacopo Forcella. Sono 41 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo, ma sono emersi dall'analisi di un basso numero di tamponi, 579. È risultato positivo dunque il 7,08% dei campioni analizzati, tre decessi recenti. Il bilancio delle vittime sale così a quota 1176. Continua a scendere il numero degli attualmente positivi al virus, ma aumentano i ricoveri che passano dai 479 di ieri ai 494 di oggi. Dei nuovi positivi il più giovane ha 3 anni, il più anziano 89. Quelli con età inferiore ai 19 anni sono due, uno in provincia dell'Aquila e uno in provincia di Teramo. I 3 decessi riguardano persone di età compresa tra 87 e 90 anni, uno in provincia dell'Aquila, uno in provincia di Chieti e uno in provincia di Teramo. Gli attualmente positivi sono 271 in meno e scendono a quota 11.545. 457 pazienti più 14 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 37 più 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 11.050 meno 287 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. I guariti sono 21.812 più 305. Dei 34.533 casi abruzzesi, 10.843 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 20 rispetto a ieri, 6.949 in provincia di Chieti, più 10, 7.027 in provincia di Pescara, più 6, 9.278 in provincia di Teramo, più 5, 281 fuori regione, numero invariato, mentre per 155, meno 4, sono in corso verifiche sulla provenienza. Giornata indimenticabile quella di ieri all'ospedale Mazzini di Teramo, dove sono state somministrate le prime 135 dosi di vaccino anti-Covid destinate all'Abruzzo. In settimana arriveranno altre 2.500 dosi per la campagna tappeto che inizierà il 4 gennaio. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Giornata storica all'ospedale Mazzini di Teramo, prescelto dalla regione Abruzzo come luogo di somministrazione per l'intero territorio regionale delle prime dosi del vaccino anti-Covid-19, 135 per l'esattezza. Le fiale della Pfizer sono arrivate a Teramo, scortate dall'esercito alle 8 di mattina e consegnate direttamente nelle mani del direttore generale dell'ASL teramana, Maurizio Di Giosia. Una giornata storica per l'Italia, ma anche per Teramo. È una giornata storica per l'Italia, per l'Abruzzo e Teramo, che ha avuto la fortuna che potesse rappresentare oggi l'Abruzzo. Ci sono tutte le istituzioni abruzzesi presenti, tutti i direttori generali, l'assessore, il capo dipartimento, segno di un, possiamo dire, un riconoscimento, di apprezzare come noi stiamo lavorando, però dimostra pure che c'è una squadra unita di direzioni generali che vogliono portarci vogliamo, cerchiamo in tutti i modi di portare fuori l'Abruzzo da questa pandemia. A queste 135 dosi iniziali se ne aggiungeranno presto 25.000 in arrivo in settimana in Abruzzo e che serviranno per dare l'avvio alla grande campagna di vaccinazione di massa prevista per il 4 gennaio. Personale che effettuerà questi vaccini, lo avete riferito? È tutto a posto? È sufficiente? Allora, per quanto riguarda questa prima fase, nella quale saranno vaccinati prevalentemente gli operatori sanitari e sociosanitari o i residenti professionalmente impegnati nelle strutture ospedaliere, perché potremmo avere anche personale amministrativo che risiede in un percorso ospedaliero assistenziale, noi utilizzeremo quasi sicuramente un modello a scacchiera, che significa consegneremo le dosi ai singoli reparti e quindi nei reparti infermieri e medici faranno le somministrazioni. Questo ci darà una capacità espansiva di somministrazione. Il coordinamento di questa giornata storica è stato affidato al direttore sanitario dell'ASL di Teramo, Maurizio Brucchi, che preannuncia a grandi linee le modalità di vaccinazione. I primi a vaccinarsi saranno gli operatori sanitari. Per l'intera popolazione i vaccini saranno somministrati nei distretti sanitari di base e negli ospedali. Direttore, quali caratteristiche ha Teramo per essere stata scelta?
Ma nessuna caratteristica in particolare, è stata una volontà della regione e di delle altre ALS che ci hanno voluto delegare questa attività. Noi ne siamo orgogliosi, ci sentiamo addosso il peso, ma anche, voglio dire, l'onere di preparare, insomma, questa giornata. È andata molto bene, siamo partiti bene, ci sono stati i primi 4 testimoni all'uno per ALS che sono vaccinati, e adesso proseguiamo per tutta la giornata, 3 fasce, 10:30, 13:15, e alla fine avremo vaccinato 135 persone di 4 ASL. Ci saranno anche 2 anziani della casa di riposo che volontariamente hanno deciso di vaccinarsi, come vale anche come per gli altri, quindi niente. Una bella giornata, una giornata che resterà nella storia. Il primo abruzzese in assoluto a ricevere il vaccino anti-Covid è stato Cosimo Napoletano, 68 anni, medico, direttore del Dipartimento Cardiologico dell'ASL di Teramo e presidente dell'Ordine dei Medici Provinciale. Primo vaccinato d'Abruzzo, come si sente? Io sto molto bene, speriamo che continuerò a stare bene. Che esempio vuole dare con questo suo gesto? Io penso che nel 2020 questo è il primo regalo che ci fa l'anno, quindi dobbiamo prenderlo bene e imparare anche cose che a volte dimentichiamo. Restiamo in tema vaccini, dovrebbero arrivare nelle prossime ore le prime dosi di vaccino anti-Covid alla ASL di Pescara, che poi partirà con le vaccinazioni al personale sanitario. Paolo Renzetti. Dottor Caponetti, lei è stato vaccinato proprio nella giornata di ieri a Teramo, vaccino anti-Covid, le chiedo subito le impressioni, insomma è stata quella di ieri una giornata storica anche per la nostra regione? Sì, il vaccino si è fatto, è andato tutto bene, benissimo direi, io sto in forma, nessun problema se non un po' di fastidio se muovo il braccio, niente di particolare. Come vedete sto al lavoro come sempre, niente di particolare. Ieri sono arrivate le 130-135 vaccini che abbiamo utilizzato per tutta la regione. Poi adesso dovrebbero arrivare delle aliquote alle singole ASL per il personale sanitario delle nostre strutture pubbliche, ma anche delle strutture accreditate, ma anche delle case di riposo, per un totale di circa, penso nel mese di gennaio, di circa 6.000 dosi. Se dopo questi circa 6.000 persone, cioè circa 6.000 operatori, dovremmo pensare, cioè è già previsto che lo step successivo è per gli ultra ottantenni, così è scritto nel sito dell'Istituto Superiore di Sanità, e poi vedremo, poi andiamo ancora troppo lontani, vediamo di fare gennaio e poi a seguire. L'obiettivo è ambiziosissimo, da far spavento, dovremmo vaccinare il 70% della popolazione almeno, quindi oltre 200.000 persone con un vaccino da ripetere peraltro, quindi è un'impresa davvero straordinaria che sarà difficile da affrontare. Le cautele però devono restare sempre quelle, mascherina, distanziamento, lavaggio delle mani, perché ora è importante non mollare la presa. Assolutamente sì, in particolare nei prossimi mesi, gennaio e febbraio, assolutamente, perché fa freddo, perché non possiamo aprire finestre, perché il virus gira e sta interessando ancora tante persone, e poi perché pensiamo che in particolare a gennaio, insomma, ci sia una risalita del contagio, quindi assolutamente dobbiamo mantenere le solite note precauzioni. Domani pomeriggio all'Aquila si terrà il Consiglio regionale sul bilancio da approvare entro fine anno, con eventuale prosecuzione della seduta prevista per dopodomani, mercoledì. Quest'oggi il documento è stato esaminato in Commissione bilancio, a margine della quale è intervenuto il capogruppo del PD Paolucci, che ha parlato di documento illegittimo. Vediamo. 50 milioni di euro di tagli, l'8% ad ogni capitolo di spesa in modo lineare. Non sono finanziate adeguatamente nessuno dei settori e quindi dei grandi temi che riguardano la vita degli abruzzesi. Tagli alle imprese, tagli alle attività produttive, tagli al sociale, tagli per quanto riguarda
i trasporti con la stessa missione razionalizzazione, dicono e dice il documento economico e finanziario approvato. Non solo, questo bilancio è anche illegittimo. Noi abbiamo già denunciato nei scorsi giorni che presentava dei vizi evidenti e il parere dei revisori ce lo dice in modo adeguato, parlando che il documento presentato non appare rispettoso della normativa vigente per quanto riguarda gli equilibri degli stanziamenti. È già, diciamo, lunga la serie dei provvedimenti e delle norme impugnate. Se non lo correggiamo rischiamo di farci impugnare anche il bilancio di previsione. Qui lavorerà l'opposizione in queste ore per correggere vizi di legittimità, ma anche per stanziare delle risorse che la Giunta non ha voluto stanziare a favore della comunità degli abruzzesi, famiglie, imprese, sociale e trasporti. A partire da oggi l'Abruzzo, come il resto del paese, è nuovamente zona arancione con i negozi aperti e lo rimarrà per appunto 3 giorni. I commercianti chiedono di poter anticipare i saldi che sono in programma per il mese di gennaio. Giuseppe Dintino. Da oggi l'Abruzzo, così come il resto d'Italia, è nuovamente zona arancione. In base al decreto Natale allentate le restrizioni anti-Covid, ma solo per 3 giorni. Dal 31 dicembre, infatti, e fino all'Epifania, l'Italia sarà catapultata di nuovo in zona rossa, fatta eccezione per la breve parentesi del 4 gennaio, giorno in cui si tornerà a livello intermedio. E anche il commercio riparte a mozziche e bocconi, tentando in questi ultimi 3 giorni di lavoro del 2020 di porre una toppa al grosso buco nei ricavi di dicembre. Dicembre è infatti il mese in cui le attività commerciali hanno più incassi. In soli 30 giorni generalmente si mette in cassa circa il 30% di ciò che si riesce a guadagnare in un intero anno. Ma nell'anno della pandemia i fatturati sono stati dimezzati. I commercianti plaudono ad alcune iniziative messe in campo dal governo, ad esempio il cashback, che risarcisce del 10% i pagamenti effettuati con la carta di credito. Un esperimento il cui obiettivo a lungo termine è quello di far sparire quanto più possibile il contante. Vi sono però anche dei bug nel sistema. I ristori promessi infatti vengono stimati confrontando il fatturato di quest'anno con quello dell'anno scorso, così da elargire la differenza, il che significa che chi ha aperto un'attività a gennaio 2020 non ha avuto diritto ad alcun tipo di indennizzo, ritrovandosi subito in mezzo alla tempesta ancor prima di salpare. E non tutti riescono a rimanere a galla. Secondo uno studio di un'impresa, mediamente tra aprile e settembre in Italia sono fallite ben 544 imprese ogni giorno. Nel terzo trimestre del 2020 l'Istat riporta un aumento del tasso di disoccupazione di oltre l'8% per un totale di 202.000 disoccupati in più. Molti si sono salvati dal fallimento esclusivamente grazie all'e-commerce, che ha permesso di lavorare tramite web e consegne anche nei periodi di chiusura. E i commercianti vogliono recuperare in questi 3 giorni tramite gli sconti, anticipando i saldi ufficialmente fissati al 7 di gennaio. Per farlo però occorrerà attendere, presumibilmente in giornata, il via libera da parte della regione. E questi 3 giorni di zona arancione sono anche occasione per esercitare in parte le libertà personali. Rimane infatti il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino, rimane anche il divieto di spostarsi da regione a regione e da comune a comune, salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute o altra necessità, ma perlomeno ci si può spostare liberamente all'interno del proprio comune di residenza, seppure è raccomandato, se possibile, rimanere a casa. E l'assessore con delega allo sviluppo economico, l'assessore regionale Daniele Damario, rende noto che le vendite di fine stagione, i cosiddetti saldi, partiranno dal 4 gennaio 2021 per una durata massima di 60 giorni. E quanto stabilito in una determinazione dirigenziale già pubblicata sul sito web della regione, www.regione.abruzzo.it, e che fa seguito ad un incontro svoltosi questa mattina in videoconferenza, al quale hanno partecipato le organizzazioni di categoria dei commercianti, rappresentative quali Confesercenti, Confcommercio, Federdistribuzione e le associazioni dei consumatori e utenti quali Codacons, Udicon ed MDC. Sono proseguiti anche ieri i controlli delle forze dell'ordine nel Teramano per il rispetto della normativa anti-Covid. Ieri in un appartamento di Teramo la polizia ha scovato 8 minorenni, 6 le persone sanzionate in provincia. Vediamo.
Nonostante un generalizzato rispetto nel teramano delle vigenti disposizioni per l'area rossa in vigore fino a ieri nella nostra regione, non è mancato ancora una volta tra i più giovani il disinteresse per la prevenzione del Covid-19. Infatti nella serata di ieri alla sala operativa della Questura di Teramo è arrivata la segnalazione di un solerte cittadino che ha segnalato la presenza di vari ragazzi all'interno di un appartamento attualmente non abitato nel centro di Teramo. Giunti sul posto, i poliziotti hanno avuto modo di riscontrare la presenza di 8 giovani, tutti minorenni, di età fra i 16 e i 17 anni, che in grande allegria e privi di qualsiasi forma di prevenzione, quale l'uso della mascherina, stavano ripulendo l'abitazione per poterla utilizzare nella serata di Capodanno. In ambito provinciale poi sono state sanzionate dalla Polizia di Stato 6 persone perché immotivatamente lasciavano la propria abitazione. Curiosa la giustificazione di 2 possessori di cani che con gli stessi si erano recati da Tortoreto ad Alba Adriatica, che benché confinanti costituiscono comunque comuni diversi, e altre 2 persone che hanno riferito agli agenti di doversi recare presso un noto negozio di materiale informatico, ignorando evidentemente che lo stesso ieri era regolarmente chiuso. In costante aumento gli infortuni sul lavoro correlati alla pandemia, soprattutto a novembre. A lanciare l'allarme è la CGIL. La pandemia fa esplodere gli infortuni sul lavoro in Abruzzo, a dirlo è la CGIL, che ha registrato il costante aumento delle denunce di infortuni sul lavoro legati alla pandemia, di pari passo all'aumento dei contagi. In ottobre in Abruzzo si era arrivati a 857 infortuni Covid, più 34% rispetto ai mesi precedenti. Il picco però si è raggiunto a novembre, più 74% con 634 denunce, arrivando così a un totale di 1.491 casi. La provincia con i numeri più allarmanti è quella di Chieti con 417 infortuni Covid, seguita da Pescara con 408, Teramo con 379 e L'Aquila con 287 casi. Ma proprio all'Aquila si è registrato il maggior aumento percentuale, 198 infortuni Covid solo a novembre, per un aumento del 222%. I lavoratori più esposti sono quelli della sanità, da cui arrivano 3 denunce su 4, circa il 10% poi arriva dal mondo terziario e dei servizi, quasi il 4% dalle professioni scientifiche e tecniche e l'1,6% dal settore manifatturiero. In Abruzzo coloro che sono morti dopo essersi contagiati sul posto di lavoro sono 12. Questi numeri, che però riguardano solo coloro che hanno attivato la pratica INAIL, invece di limitarsi a comunicare la semplice malattia INPS, quest'ultimi infatti sono esclusi dal conteggio. Ed ora lo sport, seduta di lavoro pomeridiana al centro sportivo del Poggio, con lavoro di scarico per chi è sceso in campo ieri nella partita di Chiavari, lavoro di forza e partitella per il resto del gruppo. Lavoro differenziato per Memusciai, Seter, Balzano, Antei e Di Grazia. Jarosinski resta in attesa degli esiti degli esami strumentali eseguiti a seguito dello scontro di gioco avvenuto durante la gara contro l'Entella. Domani previsti tamponi al mattino e poi allenamento di rifinitura allo stadio Adriatico in vista del match di mercoledì contro il Cosenza, nel quale riscattare la pessima prova di Chiavari. Vediamo il servizio e poi le dichiarazioni del tecnico Breda. Panettone e spumante vanno di traverso al Pescara, che gioca la peggior partita stagionale resuscitando il fanalino di coda Virtus Entella, vittoriosa con merito per 3-0. In Liguria il Delfino perde male e con i risultati positivi di alcune delle dirette concorrenti ora torna a tremare, e mercoledì all'Adriatico ci sarà il Cosenza in uno spareggio salvezza da non fallire. Breda senza Memusciai opta per Omeonga nel folto centrocampo a 5, in attacco non c'è Seter ma Bocic al fianco di Galano. Il tecnico ligure, l'abruzzese Vincenzo Vivarini, ritrova alcuni indisponibili e risponde con il 4-3-1-2. Si parte con i padroni di casa in avanti, con buona aggressività al cospetto di un Delfino che al 17esimo paga un brutto errore di Fiorillo, che sbaglia il rinvio regalando palla a De Luca, che serve Schenetti, che con una conclusione chirurgica mette la palla in rete per il vantaggio della Virtus Entella. Peccato per l'errore dell'estremo difensore abruzzese, quasi sempre il migliore, e questa volta vittima di una amnesia. Sotto di una rete cerca di ripartire il Pescara, che però al 23esimo rischia la frittata con il pallone di Mancosu, che termina al lato di un nulla.
I biancazzurri cercano di reagire ma non sono mai pericolosi dalle parti di Russo, con Maestro che al 32esimo va a commettere fallo in area abruzzese su De Luca e con il direttore di gara Battista che assegna il penalty. Dagli 11 metri lo stesso De Luca si fa respingere la prima conclusione dal portiere del Pescara, prima del tap-in vincente. Virtus Entella 2, Pescara 0, e diventa così una montagna durissima da scalare quella ligure per i ragazzi di Breda, con Bellanova che al 33esimo in area dell'Entella ha una buona opportunità potenziale, andando però a litigare con il pallone. Disastrosa fino a questo momento la prova dei biancazzurri al cospetto di una squadra reduce, la Virtus Entella, da 6 sconfitte di fila. Al 39esimo Fiorillo si riscatta su Schenetti respingendo un pallone insidioso e poco dopo si ripete su Mancosu, evitando il tris dei padroni di casa. Rischia così di dilagare la squadra di Vivarini, con i biancazzurri che sbandano vistosamente, chiudendo sotto di 2 reti il primo tempo. Nella ripresa il Pescara in campo con Zita al posto di Scognamiglio e l'esordiente Blanuta per Bocic. Al secondo punizione dai 20 metri calciata da Galano con il pallone sopra la traversa. Riaffiorano i limiti della squadra di Breda, incapace di tirare verso la porta avversaria. Al 26esimo si fa male dopo una botta alla testa anche Jarosinski, sostituito da Crecco. Trascorrono i minuti in una partita che sembra già chiusa, con Maestro che si vede al 23esimo con una conclusione di poco alta. Poco, troppo poco nel match con lui. Ultima in classifica per il Pescara, Pescara che annaspa e che rischia anche al 38esimo con Fiorillo che salva su De Luca. Al 41esimo arriva la prima parata del portiere di casa su punizione di Maestro dei 30 metri. Un minuto dopo ancora Maestro chiama al lavoro Russo. Al 93esimo, in uno degli ultimi attacchi biancazzurri, Chiosa, difensore della Virtus Entella, tocca con il braccio in aria il pallone, ma a Battista propende per la involontarietà prima del tris firmato al 95esimo minuto dal neo entrato Cardoselli, che in rovesciata fa 3-0 per la Virtus Entella. Arriva la prima vittoria della stagione per la squadra abruzzese, una sconfitta con figuraccia che deve far davvero riflettere. Io l'ho detto l'altra volta, per me era la partita tra le più importanti di questo periodo, ma se non sono riuscito a far passare questo messaggio ai ragazzi, vuol dire che anch'io ho sbagliato qualcosa in questa comunicazione. Partendo dal presupposto che poi gli errori ci stanno, ma non hai perso per degli errori solo, hai perso perché appunto non hai... Non l'abbiamo letta come andava letta. Avevamo detto in mille maniere che era una battaglia, e una battaglia non l'abbiamo fatta. Forse in queste partite abbiamo speso tanto, sia dal punto di vista fisico ma soprattutto dal punto di vista mentale, e oggi, pensando in maniera errata che fosse più semplice, abbiamo concesso quella lettura iniziale che poi fa la differenza e ti apporti per tutta la gara. Sono d'accordo che il 3-0 ci sta, nel senso che potevamo pigliarne anche altri, però per tante cose dove non è che c'è un errore tattico, c'è spesso e volentieri una lettura ritardata e di conseguenza magari uno o più errori. Ma continuo a dirlo, oggi l'ultima cosa che dobbiamo fare è dire è colpa di uno, è colpa di tutti noi, e dobbiamo ripartire da questo sapendo che l'intensità che abbiamo messo tante volte, perché nelle mie partite tranne oggi l'hanno messa sempre, è una componente determinante, non è una delle tante. Poi dopo tutto il resto ci possiamo fare quello che vogliamo, possiamo parlare di tattica, possiamo parlare di tecnica, possiamo parlare di tutto, ma se non metti questo tipo di furore agonistico diventa difficile. Perché non è entrato? Perché non era in condizione? Non è entrato perché non è al 100%, e in un campo come questo, che ancora di più condiziona la corsa e i cambi di direzione, mi sembrava forse, cioè non la sono sentita di rischiare il ragazzo, perché insomma appunto nelle valutazioni che avevamo fatto sapevamo che il ragazzo non era al 100%.
E per la partita di mercoledì all'Atletico Cornacchia contro il Cosenza è stato designato Marco Serra della sezione di Torino, con cui i biancazzurri in sei direzioni hanno collezionato una sola vittoria, 2-1 sul Livorno nel 2016, poi tre pareggi e due sconfitte. L'ultimo match del Delfino con Serra è Frosinone-Pescara 2-0 dello scorso 14 dicembre 2019. Con Serra il Cosenza ha un bilancio di tre partite dirette con due pareggi, una sconfitta e nessuna vittoria. Serie D, cambio in panchina per la Vastese dopo il 3-0 rimediato prima di Natale con il Matese sulla panchina aragonese. Al posto di Massimo Silva arriva Fulvio D'Addario, ex tecnico del Giulianova, ma alla ripresa la squadra biancorossa sarà attesa da un ciclo terribile di partite. Vediamo. Fulvio D'Addario è il terzo allenatore della stagione della Vastese. Il tecnico molisano di San Martino in Pensilis succede a Massimo Silva, cui è stata fatale la sconfitta di Piedimonte Matese per 3-0 contro la formazione campana. Una debacle troppo sanguinosa e che ha costretto la società aragonese al secondo cambio stagionale, perché prima dell'avvio di questo campionato la Vastese, che aveva scelto Massimo Agovino, non aveva neppure iniziato col tecnico per richiamare in panchina proprio Silva, che aveva fatto bene la stagione passata, almeno fino alla sospensione dei tornei. In questa invece il ritorno aveva comportato anche degli aggiustamenti in corso d'opera durante i turni di campionato, tanti giocatori arrivati per dare sostanza al progetto, il tutto favorito anche dallo stop novembrino che ha consentito di rivoluzionare alcuni reparti. All'addio di Gianluca Pollace hanno fatto da contraltare gli arrivi in attacco di Martiniello, Leandro Martinez e da ultimo Rossi, a centrocampo la fisicità di Meola, in difesa la duttilità di Nicolas Lenoci. Con ogni probabilità però è stato proprio il periodo di stop forzato in cui la Vastese ha dovuto allenarsi, giocare e recuperare due partite a far capire che l'avventura di Massimo Silva poteva terminare. I pareggi con l'Agnonese, ma soprattutto quello di Aprilia, seppur in inferiorità numerica, hanno bloccato la rincorsa di una formazione che era partita già col meno uno in graduatoria e che alla seconda giornata aveva potuto beneficiare dell'errore del Giulianova, che aveva schierato Balducci squalificato senza accorgersene. Questo aveva consentito di trasformare il pareggio sul campo in vittoria per 3-0 a tavolino. Ecco perché gli 8 punti, che sarebbero 9 in realtà, ma frutto del successo col Pineto, di quello proprio col Giulianova e dei pareggi nei recuperi e Corrieti, sono un bottino troppo misero per una formazione che seppur non doveva lottare per i primissimi posti comunque non era stata costruita per un torneo di sofferenza. Ed ecco allora il nuovo cambio, arriva Fulvio D'Addario, 60 anni, vice allenatore di Roberto Muzzi in Serie B ad Empoli ed una lunga carriera tra C e D, che ha formalizzato qualche ora fa l'intesa con il club. In Abruzzo ha allenato a Giulianova, tra le altre esperienze ci sono quelle con San Benedettese, Venezia, Spezia, Foggia, Catanzaro, Torres, Fermana, Monopoli e Manfredonia. A lui spetterà il compito di risollevare una Vastese che al netto della gara in meno da recuperare col Castelfidardo alla ripresa sarà attesa da un ciclo terribile. In rapida sequenza i biancorossi affronteranno il Campobasso all'Aragona, il Notaresco al Savini e il Castelnuovo ancora tra le mura amiche. Un trittico terribile con le prime della classifica che deve rilanciare le ambizioni di una squadra in cerca di stabilità. Cambiamo disciplina, vigilia di Natale nel segno del ciclocross a Sant'Egidio la Vibrata in occasione del Gran Premio Abmol Trofeo Cascioli Rent. Protagonisti due abruzzesi, Gaia Realini e Lorenzo Masciarelli, che ascoltiamo subito dopo le loro prove. Dai, diciamo che è stata una gara veloce e quindi è stata molto dura. Abbiamo combattuto i primi 2-3 giri io e la Bulleri, poi ho provato ad allungare, è andata bene, diciamo che la gamba rispondeva bene e alla fine sono riuscita a vincere. Ti è mancato il testa a testa con la Baroni oggi? Eh sì, diciamo che è mancato, è la nostra solita battaglia, però purtroppo lei non è venuta e abbiamo battagliato con un'altra ragazza, quindi è andata bene lo stesso, dai. E anche il campionato italiano è simile a questo, sarà molto, diciamo, piatto, però da spingere e quindi vedremo, dai. È una gara, è stata bellissima, durissima, anche perché un circuito a volte così piatto sembra banale, ma invece è davvero difficile perché appunto un piccolo errore può farti perdere molti secondi e soprattutto prendere vantaggio su degli atleti che comunque erano molto forti, è stato difficile. E una stagione, diciamo, cioè un po' peccato per questa stagione che è partita bene, con buone speranze, ma il Covid purtroppo ha fatto annullare qualche prova di Coppa del Mondo e ci dispiace molto per questo, però
sono molto contento che l'Italia riesca a portare avanti il ciclocross come sta facendo, anche se in zona rossa, anche se ci sono molti problemi, ma gli organizzatori comunque riescono a portare avanti appunto queste competizioni, che appunto è il mio sport, e quindi davvero un grande grazie a tutti gli organizzatori che riescono ancora a portare avanti il ciclocross nonostante questo grande problema che c'è. In chiusura vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con la trasmissione replay di Enrico Rocchi, dove sarà analizzato il tonfo del Pescara a Chiavari contro l'Entella e in vista ora del match infrasettimanale di mercoledì contro il Cosenza. Dunque appuntamento alle ore 21 sulla nostra emittente, e poi vi ricordo anche che tutti i servizi che avete visto in questa edizione sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione, buona serata.